diciamo che abbiamo affrontato una partita nel secondo tempo con un uomo in meno e c'è stata un'ingenuità di Imparato che ci ha complicato di più, anche se il Taranto nel secondo tempo non si è espresso in maniera come magari avevamo preparato, però diciamo che andremo ad analizzare come mai il secondo tempo è stato così diverso dal primo. La squadra non ha disputato una buona partita e questi saranno i punti che andremo a vedere in settimana. Non sono contento e sono molto rammaricato. Senti, lì Falconieri sempre a terra puntualmente, non è riuscito a fare una giocata, è stato assolutamente inutile, forse andava sostituito prima? Ma diciamo che magari a vedere la partita dopo e magari è una situazione un po' particolare, diciamo che i ragazzi oggi sinceramente da loro mi aspettavo una prestazione soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto emotivo, sotto l'aspetto personale mi sarei aspettato qualcosina in più e ora andremo un attimino ad analizzare e vedere come mai la squadra ha dato qualcosina in meno rispetto a quello che tutti ci aspettavamo. Insomma, la squadra deve capire che deve uscire gli attributi, perché non si può essere leziosi, non si può giocare con i tocchettini finendo per terra, protestando, bisogna insomma aggredire l'avversario. Verona l'abbiamo visto oggi, aveva forse più problemi del Taranto, però dal punto di vista atletico, ecco, è un problema atletico anche, un problema fisico. Ma di qua a dire che possa essere un problema atletico, io penso che sia un insieme di cose che magari vanno a suggellare questa prestazione che io sinceramente, come penso anche loro, non ce l'aspettavamo e niente, dovremmo lavorare perché ora sicuramente ci aspettano due partite difficilissime. Non riusciamo, stiamo vivendo quasi un incubo, non riusciamo a venirne fuori. Però è veramente un obbligo adesso cercare di dare questi cavolo di play-out, perché è inutile stare a dire fuori come squadra non siamo così. Noi oggi meritiamo di stare nei play-out, perché stiamo nei play-out e meritiamo quello che ci abbiamo. Anche questo fatto di rimanere in 10 uomini ogni partita da 3 settimane a questa parte, bisognerebbe essere un po' più equilibrati in campo, un po' più concentrati sulla partita, magari sull'avversario, su un contrasto un po' più ruvido piuttosto che dare gomitate o farsi espellere per una parola di troppo. Non ho visto l'episodio, ho chiesto all'arbitro, l'arbitro mi ha detto che ha visto lui, quindi niente. Dobbiamo cercare di farci forza e tirarci fuori assolutamente, abbiamo due partite e cercare di salvare questa stagione, assolutamente. Sull'azione del gol, calcio d'angolo di Berrettoni, poi abbiamo visto questo colpo di testa, e poi Cangi lì è rimasto un po' solo, no? Nella ribattuta, forse sul primo palo ci doveva stare qualcuno. Ma non avevamo delle marcature assegnate, adesso andremo a rivederlo, come ripetiamo sempre gli errori, cercheremo di non ripeterli, diciamo, ecco. E che cosa è successo? Non ti ricordi? Non ricordo, avevamo ognuno a marcare il proprio uomo e a un certo punto ho visto la parata di Bremer che poi l'ha respinta, quindi non so darti una... Ero attratto dal mio uomo e dal vedere un po' tutta l'azione, quindi non posso darti una spiegazione giusta e logica, ecco. Tra l'altro oggi il Verona aveva più o meno gli stessi problemi del Taranto, l'ha dimostrato anche in campo, quindi era un'occasione... La cosa che a me fa rabbia particolarmente è che noi non abbiamo avuto sicuramente un buon impatto, perché sembravamo timorosi, non so di cosa, eravamo un po'... ho avuto questa impressione. E poi perché loro effettivamente a 20 minuti alla fine, forse anche di più, erano in 5-6 con i crampi, questo ci deve fare ancora più riflettere, perché non siamo riusciti a fare qualcosa in più per addrizzare la partita, anche quando eravamo in 10, eravamo nella metà campo loro e niente, siamo riusciti a essere un po' più determinati e quindi ci prendiamo questa sconfitta che per alcuni versi penso sia meritata, perché comunque per tante cose è meritata, per alcune meno, ma dobbiamo renderci conto che non dobbiamo più trovare scuse. Che difficoltà, forse le stesse del Taranto, però alla fine hanno spuntata loro, perché? Sì, hanno spuntato su un calcio piazzato, poi alla fine quello era il succo della partita, loro a 4 calci d'angolo, non tiro in porta, fanno gol e portano a casa 3 punti. Noi ce l'abbiamo provata, non era facile. Però senz'altro non va effettivamente, quando si perde non va.
Senti, ma cosa è successo a questa squadra che improvvisamente non riesce a fare più gol, soprattutto in trasferta, non riesce a creare azioni degne di nota nelle partite fuori casa e soprattutto la vedo un po' molle, ecco, nei contrasti anche con gli avversari. È una mia impressione oppure è proprio così e perché è così? Oddio, ognuno può avere la propria impressione, vedere la partita e giudicarla, non so perché non riusciamo a creare delle pericolose azioni, effettivamente è un po' mortificante, cioè, sono successe tante quelle cose, poi adesso stringi, sono rimaste due partite, stai in zona play-out, e quindi è tutto un po' più in affanno, questi problemi bisogna risolverli molto più prima per non arrivare a questo punto, però visto che siamo arrivati bisogna fare il cerchio e cercare di vincere le prossime partite. E quello che si temeva è successo, adesso siamo nella griglia play-out perché hanno vinto tutte praticamente dietro, adesso siamo al quintultimo posto. Eh sì, quello poi alla fine, hai paura, poi alla fine si verifica quello. Niente, bisogna fare veramente il cerchio, cercare di fare questi tre punti che poi alla fine valgono salvezza, ma è frustrante e triste per una squadra come noi arrivare a penultima gara e cercare di salvarsi, ci rendiamo conto e per niente siamo orgogliosi, anzi. Umilianti. C'è chi dice che non siete abituati a questo tipo di lotta per salvarsi, cioè non avete la mentalità giusta per fare quello che si deve fare adesso fino alla fine della stagione regolare, forse anche dopo. Ma no, non è vero, perché poi alla fine ognuno ha fatto dei campionati diversi, chi per vincere, chi per salvarsi. Il problema è che grossi cambiamenti, noi come noi, così all'esterno, poi... Non so, è difficile dare le spiegazioni in una situazione del genere, cioè la verità sta sul campo, la verità dice che comunque noi perdiamo delle partite, 1-0, 1-0, 1-0, e niente, è veramente frustrante spiegarsi. Una caduta libera, si rischia di veramente finire in malissimo modo questo campionato. Ma sì, in effetti in quest'ultimo periodo purtroppo commentiamo solo sconfitte e un solo pareggio. Domenica scorsa abbiamo fatto una dichiarazione che almeno personalmente ritenevo la partita con l'Andria la partita più importante, perché comunque questa sarebbe stata difficile per l'ambiente, per tante situazioni, quindi non che siamo partiti sconfitti, anzi ce la siamo giocata, però purtroppo commentiamo ancora una sconfitta. Siamo in caduta libera, sì è vero, però adesso insomma dobbiamo ricompattare tutto e dobbiamo pensare a domenica prossima, dove spero che insomma ci sia una reazione d'orgoglio della squadra e ci permetta di vincere la prima partita. La reazione d'orgoglio della squadra ci doveva essere oggi, doveva essere la settimana scorsa, stiamo vedendo che questa squadra dal punto di vista proprio psicologico non reagisce, anzi si fa terminare per la terza volta consecutiva una partita con un uomo in meno, anche stavolta per un fallo di reazione, per una reazione come era successo a Calori due settimane fa, evitabilissima. Perché accade questo? Anche dal punto di vista atletico questa squadra, poi tu sei anche un esperto del settore, l'abbiamo vista un po' lenta, un po' molle. Gli avversari sembrano sempre più forti, più tonici. Ma diciamo che il dover vincere la partita a tutti i costi, vuoi per un obiettivo prima, vuoi per un obiettivo adesso, contrario, probabilmente ha innescato dei meccanismi che probabilmente i giocatori nella testa non sono liberi e quindi probabilmente non riescono ad esprimersi come vogliono. E quindi questa necessità, questa impellenza di dover vincere assolutamente li sta un attimino condizionando. Per quanto riguarda la prestazione dal punto di vista fisica, a me è sembrato che forse qualche giocatore in più del Verona è rimasto a terra nel secondo tempo per crampi, hanno chiesto sostituzione per crampi, per noi è uscito soltanto Cunhas per questo problema, quindi probabilmente le cose, insomma, io oggi le ho viste un po' di meno. Forse abbiamo subito i primi 30 minuti del Verona dove cercava di chiudere la partita, però dal trentesimo del primo tempo fino alla fine io ho visto che loro... Forse nel secondo tempo abbiamo giocato 15 minuti, il resto i giocatori del Verona erano a terra per i crampi. Io ho visto questo. C'è questo aspetto psicologico che comunque condiziona la squadra nel risultato, nella prestazione. Per esempio, mi pare soltanto un tiro in porta nel secondo tempo, un paio di conclusioni sul fondo nel primo, forse troppo poco per un Verona che aveva praticamente gli stessi problemi del Taranto, una vittoria in 8 gare nelle ultime 8 partite.
Sì, sì, è vero, questo è il dato forse su cui dobbiamo riflettere. Abbiamo impensierito poco il portiere della squadra avversaria, soprattutto nel secondo tempo, e nonostante forse un possesso palla nei minuti in più per il Taranto, però non siamo stati né incisivi, ed è il problema del Taranto che ci affligge dall'inizio dell'anno.